Eccoci qua con Andrea, un ragazzo che quanto tempo fa? Ormai 6 mesi fa sei venuto a conoscenza, diciamo, del nostro metodo. Quindi, molto semplicemente, come dico solitamente anche ai ragazzi che prima di te che hanno seguito questo metodo, di raccontare un attimo la tua storia prima di conoscere noi, perché comunque io so che tu prima hai fatto un percorso di un anno dove comunque ti eri fatto il mazzo, ti eri allenato e tutto, eri arrivato a noi. E successivamente mi avevi chiesto quindi: ma è possibile secondo te migliorare ulteriormente e tutto? Quindi raccontami un attimino quanti anni hai, di dove sei, tutte queste cose qua. Allora, ma aspetta. Non ti preoccupare, anche se la mamma passa, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Guarda. No, Ho pubblicato una videotestimonianza con un ragazzo, con Ivan, non so se lo conosci, se l'hai vista. Dove praticamente lui mi ha fatto vedere nella videotestimonianza tutto il suo ufficio, dove lavorava, anche dietro le quinte di tutto. Quindi non ti preoccupare, vai. ok, niente, io mi chiamo Andrea, ho 26 anni e appunto ti ho trovato su Instagram dopo diverso tempo che ti seguivo perché appunto volevo abbandonare la strada del cane abbandonato, perché non avendo una guida nell'anno precedente mi sono accorto che gli allenamenti che facevo, anche piuttosto intensi, non mi portavano a un risultato concreto, diciamo. E quindi ho deciso appunto di cercare una persona che mi potesse seguire e ho sperimentato questa cosa a distanza, vedendo anche i risultati delle persone che hai seguito. Diciamo Certo. che ho provato a fidarmi, proprio buttarmi a capofitto su una cosa nuova. Certo. Ottimo. Tu sei di, diciamo, Io è sono a Rimini. Rimini, noi invece, diciamo, ti seguiamo dall'altra parte, già a Bologna, però diciamo, non è proprio questo anche il discorso di noi non ci siamo mai, qualcuno mi chiede, ma tu e ai tuoi allievi li vedi tutti, li segui in palestra? Nel nostro caso non c'è mai stato un incontro diretto tra me e te, quindi No. da questo punto di vista c'è stata questa trasformazione che molte volte mi piacerebbe organizzare, poi è stato tutto in periodo pre e durante, diciamo, il Covid e tutto, quindi è stato Ovvio. proprio impossibile, proprio, stavamo organizzando addirittura un evento prima del Covid noi per riunire tutti i nostri ragazzi da tutta Italia e poi c'è stata questa cosa qui e quindi abbiamo dovuto stoppare tutto, però abbiamo continuato ad assistere e comunque a far ottenere quelli che sono questi risultati che stiamo mostrando. E dimmi un po', che cosa è cambiato da quando ti allenavi da solo a quando invece hai intrapreso questo percorso? Perché i risultati poi li faremo vedere, sono importanti, tu ti alleni da casa, questa cosa è importante, quindi hai creato un box da casa, giusto? Sì, una mini palestrina con più o meno tutto quello che c'è di necessario per allenarsi. E mano a mano la espanderò sempre di più, però sì, sempre nei limiti della palestra da casa. Certo, infatti. Dimmi. No, comunque quello che è cambiato rispetto all'anno prima, sicuramente l'aver trovato un metodo trovato e sperimentato da seguire, anche per l'alimentazione, ad esempio, la mia era un po', cioè cercavo di seguire un'alimentazione corretta, però sbagliando le dosi e le quantità, diciamo che non riuscivo a raggiungere il mio obiettivo prefissato. Certo. Soprattutto la definizione, concetti basilari che però se no, nessuno te li spiega, nessuno ti aiuta in un qualche modo, fai fatica tu da solo, inesperto, a trovare la direzione giusta, ecco. Certo. Questi sono due, secondo me, credenze, due false credenze che grazie al metodo abbiamo sdoganato, che una si può allenarsi da casa per aumentare cioè il proprio volume muscolare, perché uno dice per aumentare il volume muscolare bisogna andare per forza in palestra. E tu invece hai fatto tutto questo praticamente da casa facendo tutto Sicuramente, il tuo corpo. tralasciando il discorso alimentare e mettendo in campo quello della palestra, non avrei mai neanche mai immaginato che in un'ora di esercizio, anche meno,
riuscissi ad ottenere risultati di più delle ore che ci mettevo l'anno scorso a, a, certo, fare, me lo ricordo bene, palestra. Me lo ricordo bene, me lo ricordo bene. E l'altra cosa è quello che dicevamo prima, il fatto che molte persone hanno questa paura nel ma se non ho il personal che mi segue proprio vicino, che mi deve guardare ogni esercizio, non posso ottenere risultati. E tu in questo caso li hai sdoganati, diciamo, tutti e due, e sono solo due. Per essere vicino, alla fine, quando avevo un problema, perché ovviamente non avendo a disposizione chissà quale macchinario o quale attrezzo, quando avevo un problema bastava che chiedevo e eravate subito pronti ad aiutarmi per trovare una soluzione alternativa. Certo, con l'assistenza WhatsApp e tutto. Ok, allora, a chi consigli, se, visto comunque dalla tua esperienza, perché tu comunque ti sei allenato per tanto tempo da solo, a chi consiglieresti questo tipo di approccio? Ma io lo consiglierei a tutte le persone che come me magari non all'inizio non sapevano come gestirsi, sia nel campo dell'alimentazione che negli esercizi, magari nelle schede da prepararsi. Ad esempio, io adesso ho già un'idea di come strutturare il mio allenamento futuro, sia nel campo dell'alimentazione, della programmazione, che è stata fondamentale per in questi mesi del Covid, certo, per non ingrassare, certo, o fare chissà quali casini. Certo. E comunque sia a tutte quelle persone che non hanno ancora acquisito magari un metodo e vanno un po' allo sbando. Certo, assolutamente. Io direi che questa tua storia, questa video testimonianza, la possiamo anche chiudere qui. Abbiamo fatto la sintesi un po' di questi sei mesi di percorso. Che dire, un grazie ancora ad Andrea e un in bocca al lupo per i vostri risultati. Ciao Andrea. Ciao. Ciao a tutti.